il gruppo di Facebook Sei Tirentini, Sei si raggruppa anche quest'anno. Anche quest'anno abbiamo voluto ricordare questo evento, è il secondo perché l'anno scorso è stato il primo, adesso è il secondo, sicuramente ce ne saranno altri. Questo gruppo è cresciuto rispetto all'anno scorso da 1800, adesso siamo a 1809 iscritti e quindi rispetto all'anno scorso è cresciuto di molto. Dobbiamo dire che la sera questo gruppo in un anno è riuscito ad accumulare più di 30.000 commenti con 5.000 foto postate. Evidentemente ha solo un significato, il significato che si sta bene assieme, si socializza, si parla di Lentini soprattutto e questo incontro, oltre che per la festa che le persone vengono a visitare, a vederla, come si può vedere questo gruppo avvicina tanti altra gente che sta fuori. Infatti sono venute da molte persone da fuori, addirittura anche qualcuno dal Venezuela. Quindi un gruppo che sente molto anche la festa di Sant'Alfio? Soprattutto basato su questa festa, la festa di Sant'Alfio, che è il padrone e quindi di cui anche nel nostro simbolo abbiamo anche la Sant'Alfio. Ecco, tu vieni da fuori anche? Da Varese. Vengo, sono amministratore del gruppo insieme a Gaetano Mazzeo e Roberto Amore e vengo apposta da Varese per il raduno del gruppo Sede Lentini 6. Ecco, Mazzeo, un raduno che è anche un atto di fede. Assolutamente sì, assolutamente è un atto di fede perché tutti noi che ci ritroviamo venendo anche da lontano, io vengo da Treviso, c'è chi viene da Milano, addirittura stamattina abbiamo saputo che i cugini di una nostra affiliata al gruppo vengono anche dagli Stati Uniti e sono venuti appunto per vedere la festa di Sant'Alfio. Sicuramente è un momento che ci unisce tutti quanti e questo momento è forse per noi uno dei momenti più importanti. Ecco, una targa dedicata ai lentinesi di strada, perché? Per ricordare questi personaggi che hanno fatto storia nei nostri ricordi e per il futuro dei giovani che conoscono queste persone, la targa è stata fatta a nome del gruppo, da una sorpresa che abbiamo voluto dare noi amministratori, io, Maezzeo e Miuzzo, a tutto il gruppo che è rappresentato e che rappresenta, ripeto, i personaggi di strada. La targa è stata messa a spese nostre, tutto è stato fatto con un'offerta che abbiamo fatto tutto il gruppo e il resto dell'offerta, coprendo le spese, sarà devoluto in beneficenza. Volevo ringraziare Alfio Navarria che ci ha dato la possibilità di poter affiggere questa targa in un muro di sua proprietà. Ecco, Sei di Lentini, Sei perché? Sei di Lentini, Sei perché con questo gruppo abbiamo voluto e vogliamo mantenere le tradizioni, i ricordi. Anche questa targa si colloca nella tradizione di mantenere i ricordi di questi personaggi che hanno fatto parte della nostra infanzia, che tutti ricordiamo. Diciamo, abbiamo preso lo spunto di mettere questa targa dalla scomparsa del nostro compaesano Antonio e da lì abbiamo pensato di poter mettere questa targa per ricordare tutti i personaggi di strada di Lentini. E poi con questo gruppo Sei di Lentini Sei, perché ricordiamo, rinverdiamo i nostri ricordi della nostra giovinezza, del nostro passato, della storia di Lentini, che magari in pochi conoscono, e cerchiamo di farla conoscere ai più che sono anche fuori. Anche da molti che sono fuori riceviamo delle richieste, delle proposte di sapere cose nuove sul nostro paese e noi siamo ben felici di potergliele dare. Sia quelli che sono qua nel paese, sia quelli che stiamo fuori e continuiamo a cercare di portare avanti questo progetto. Con un appuntamento che si ripete ogni anno in occasione dei festeggiamenti di Sant'Alfio. Sì, ogni anno cerchiamo di fare questo raduno, manifestazione, anche per attivare un pochettino Lentini perché praticamente è un pochettino morto. E quindi stiamo cercando di svegliare questo paese che sta andando alla rovina. Ecco, un evento che è anche un gemellaggio a Milano. Sì, noi che siamo, diciamo, lentinesi e che abitiamo a Milano, diciamo, nel nord Italia, ogni anno facciamo il secondo raduno, che lo facciamo quest'anno praticamente in concomitanza con questo, e facciamo il secondo raduno per quest'anno come Lentini.
Volevo ringraziare anche a chi ha partecipato con l'offerta, anche se non lentinese, ma iscritto al nostro gruppo. Grazie per aver contribuito a realizzare quest'opera. Quindi appuntamento al prossimo anno? Sicuramente, il terzo raduno sarà fatto sempre il 9 maggio, in occasione sempre della festa di Sant'Alfio. Speriamo di esserci e con questo ci diamo appuntamento al 2016.